Notizia di Prato TG, a tutti buonasera, botte alla compagna anche quando era incinta. Un 24enne è stato arrestato dalla polizia dopo l'ultimo episodio di violenza, è successo ieri, sentite. Le botte del compagno le hanno provocato ferite giudicate guaribili in 21 giorni. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare e per l'uomo, un 24enne sudamericano con precedenti penali e agli arresti domiciliari per altri reati, si sono aperte le porte del carcere. L'arresto risale alla serata di ieri. La donna, anche lei sudamericana, si è presentata in questura con i segni delle percosse e ha denunciato di essere stata picchiata e di essere stata già altre volte vittima dell'ira incontrollata del compagno. Secondo il racconto rilasciato agli agenti, l'uomo in passato l'avrebbe picchiata più volte e in alcune occasioni anche nonostante il suo avanzato stato di gravidanza. Sul posto è stata fatta intervenire un'ambulanza. Il medico ha riscontrato un trauma cranico e contusioni multiple che hanno richiesto il trasferimento all'ospedale. Il 24enne è rinchiuso nel carcere della Dogaia. Da tempo era ricercato, alla fine è stato rintracciato e arrestato. In manette è finito un latitante albanese di 42 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Prato. L'uomo è stato intercettato ad Amsterdam grazie alla collaborazione della polizia pratese con quella olandese. L'albanese deve scontare 4 anni e 7 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Gli agenti della Questura di Prato lo hanno cercato a lungo fino a quando lo hanno rintracciato. L'uomo infatti aveva da Prato proprio fatto perdere le sue tracce. Forte il sospetto che si fosse trasferito all'estero, un sospetto che col tempo è diventato certezza fino all'arresto che è avvenuto lo scorso 13 settembre. È stato il lavoro paziente della squadra mobile a portare ad Amsterdam, dove appunto l'albanese è stato rintracciato. Il coordinamento investigativo è stato possibile grazie al progetto promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato finalizzato alla cattura dei latitanti più pericolosi. Vi abbiamo raccontato la tragedia avvenuta ieri a Galciana, dove un artigiano è morto sul lavoro. La procura ha disposto l'autopsia. Sarà l'autopsia a fare ulteriore chiarezza sulla morte dell'artigiano rumeno di 53 anni che ieri è precipitato nel vuoto mentre stava facendo un sopralluogo sul tetto di un capannone in via Pieraccioli a Galciana. Il sostituto Laura Canovai ha disposto l'esame autoptico e i primi accertamenti utili ad avviare l'inchiesta. Al momento nessun nome è stato ancora iscritto sul registro delle notizie di reato. La procura è in attesa di conoscere i risultati delle primissime indagini sull'infortunio mortale. Un contributo arriverà anche dalle immagini girate con un drone fatto intervenire dal Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Di certo c'è che l'artigiano, che sarebbe stato titolare di una ditta individuale, è salito sul tetto dell'edificio alla ricerca del punto esatto dell'infiltrazione d'acqua che era stato chiamato a riparare. L'uomo ha messo i piedi su un lucernario di plastica che si è squarciato facendolo cadere nel vuoto. Un volo di 6 metri, immediato il decesso. L'uomo non indossava il casco e nessun'altra protezione ed era sprovvisto di imbracatura. Il capannone, diviso in diverse porzioni affittate a ditte cinesi, è di proprietà di una società immobiliare italiana. Chi ha commissionato il sopralluogo? Chi ha autorizzato il 53enne a salire sul tetto? Qualcuno lo ha accompagnato? I tecnici dell'ASL hanno raccolto le testimonianze di chi ieri mattina si trovava sul luogo dell'incidente. La procura ha disposto accertamenti sulla regolarità dell'impresa artigiana, delle ditte cinesi ospitate nel capannone e sul capannone stesso, anche al fine di verificare il rispetto della normativa che riguarda la sicurezza sul lavoro. Altri due spacciatori arrestati dai carabinieri in carcere sono finiti, un nigeriano di 22 anni e un marocchino di 24. Tutti e due hanno opposto resistenza e perciò dovranno rispondere, oltre che di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, anche di resistenza a pubblico ufficiale. Tutti e due gli spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Montemurlo. Ieri il nigeriano è stato fermato nei pressi di Piazza Stazione mentre cedeva una dose di eroina
Cortina un giovane italiano che è stato a sua volta segnalato alla prefettura. Lo spacciatore ha tentato la fuga ma è stato bloccato e a quel punto ha cercato di evitare l'arresto opponendosi con forza ai militari. Il marocchino invece non si è fermato a un posto di blocco nel centro di Montemurlo ed è stato fermato al termine di un inseguimento. La perquisizione ha portato al sequestro di 7 dosi di cocaina nascoste in macchina, per la precisione nella scatola dello sterzo. Blitz della Polizia Municipale nel macrolotto 0, in particolare nell'area compresa tra via Giordano e via Pistoiese, fermato un tassista abusivo che pubblicizzava il servizio attraverso bigliettini scritti anche in lingua cinese. Per l'uomo sanzione di 173 euro, fermo amministrativo dell'auto e ritiro della carta di circolazione. Controlli anche sulla vendita di ortaggi, pratica molto diffusa nella zona del macrolotto 0, diversi i venditori che sono riusciti ad allontanarsi, uno solo è stato identificato e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale perché ha reagito con violenza al sequestro di diverse cassette di frutta e verdura. L'uomo dovrà pagare una multa di 5.000 euro. Spostiamoci in viale Montegrappa, i lavori non sono ancora finiti, gli arredamenti mancano, i commercianti protestano. Alessandra Grati. In viale Montegrappa mancano i cestini per la carta, non ci sono le rastrelliere per le biciclette e soprattutto nel tratto finale i lavori non sono ancora stati terminati. Una situazione che è vissuta con grande disagio da residenti e commercianti. Mancano almeno minimo 10-15 cestini, la gente non sa dove buttare la roba. Spesso me la ritrovo nel giardinetto qui davanti alla farmacia e giornali, fogli e foglie che riempiono il marciapiede in continuazione. Cestini, una griglia per le biciclette che la gente attacca le biciclette o attaccate alle colonne della farmacia o agli alberi, ai lampioni, ai divieti di sosta. Poi dove hanno messo queste cabine telefoniche non lo finiscono mai. Un riciclaggio di escrementi di cani, di carte, di fogli e poi il passaggio pedonale che non viene finito perché non viene ancora spostata la lingua lì della fermata del pullman. I cestini mancano perché anche quelli che dei cani quando fanno bisogno non sanno dove poter lasciare la roba, il cestino, anche per la, c'è anche un cestino per la sigaretta. Perché è tutto un lanciare. I commercianti hanno chiesto più volte l'intervento dell'amministrazione comunale, ma invano. Li ho chiamati, ho parlato sempre con la segretaria dell'assessore e mi hanno promesso veniamo, li ho chiamati 4-5 volte, non si è mai presentato nessuno. Sabato l'inaugurazione ufficiale del Ponte Manetti, tante le iniziative organizzate da Poggio a Caiano, ma anche Prato ha preparato un suo cartellone di eventi. Doppia festa nel comune di Prato e in quello di Poggio a Caiano per l'apertura ufficiale del Ponte Manetti, prevista per sabato 21 settembre. Lo inauguriamo perché ci permette di mettere in connessione le cascine di tavola con la Villa Medicea di Poggio, con la Via dell'Ana della Seta, il raggiungimento finalmente da Prato alla Francigena passando attraverso Vinci, insomma si implementa quel tipo di offerta che a noi piace molto. In attesa della realizzazione della pista ciclabile fra Prato e Firenze, che è già finanziata e che davvero chiude un cerchio fra Prato, Bologna, Firenze, la via Francigena e la parte della piana fiorentina. L'inaugurazione è alle 11.30, ma le attività in programma iniziano alle 9.30 con due percorsi, uno in bicicletta con partenza da Piazza del Comune e uno a piedi con ritrova all'ingresso delle cascine di tavola lato via del Crocifisso. Previsto anche un pranzo all'Oasi Felina della Bogaia e l'inaugurazione della mostra Cascine di tavola fra natura e storia, alla rimessa delle barche.
Abbiamo fatto degli interventi straordinari di manutenzione sui vialetti, interventi di potatura, di rimessa a pulito di alcune aree, quindi io penso davvero che quello spazio sia un gioiello per tutti i cittadini e che diventi sempre più, diciamo così, frequentato anche con un'attività che noi cercheremo di mettere in piedi nel corso dell'anno, che è quello di creare un gruppo di persone, di associazioni che possano ridare vita a quello spazio e alla rimessa delle barche. Per gli appassionati di filatelia, sabato Poste Italiane ha previsto l'annullo filatelico del francobollo, affrancato sulla cartolina con l'immagine del ponte Manetti. E c'è una bella iniziativa il prossimo fine settimana, si parla di auto d'epoca e anche della corsa dei carretti in Val di Bisenzio. Eleonora Barbieri. Questo fine settimana il rombo dei motori di fiammanti e auto storiche echeggerà a Prato in Val di Bisenzio. Sabato e domenica torna il secondo trofeo Invisa Colubris, organizzato da ACI Storico e Automobile Club Prato con Auto Arte Prato. Palcoscenico d'onore della due giorni dedicata alle quattro ruote e all'eleganza sarà il convitto nazionale Cicognini, che sabato pomeriggio ospiterà la sfilata delle vetture che negli anni hanno rappresentato diverse specialità agonistiche sia in pista che su strada, in abbinamento cromato alle studentesse della scuola in qualità di stiliste e indossatrici. In palio c'è il premio Eleganza a cui seguirà la cena di gala. Chi è appassionato di motori vedrà sabato pomeriggio sicuramente alcune fra le auto più affascinanti che si possono vedere, non in giro perché alcune sono veramente molto antiche anche, però tutte con una storia, una suggestione, e l'abbinamento con le ragazze renderà tutto sicuramente più interessante. Domenica 22 settembre la festa si sposta in Val Bisenzio con una parata di bolidi che si snoderà dal Museo delle Macchine Tessili di Vernio al Museo degli Stabilimenti Colle per approdare alla Villa del Mulinaccio nel comune di Vaiano, che ospiterà la direzione di gara e la premiazione della carriolata. Il tradizionale evento impegnerà diversi studenti nella discesa che da Schignano porta a Vaiano a bordo di carretti autofabbricati. Lo scorso anno i più veloci sono stati i ragazzi dell'Istituto Marconi. Finalità della manifestazione è il fatto di coinvolgere i ragazzi, i nostri ragazzi del territorio, e li porta a stimolare la creatività per creare appunto questi carretti e poi con cui affrontano la discesa. E devo dire anche importante perché gli mette poi a contatto con la sicurezza stradale, temi veramente importanti che bisogna portare avanti soprattutto per le nuove generazioni. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Grazie per averci seguito, arrivederci.